invito i signori consiglieri comunali a prendere posto, invito l'avvocato Langio in qualità di segretario generale a procedere con l'appello nominale dei presenti. L'onorevole è presente. Chiaro, deserta la seduta. Vergognatevi. Alle ore 16. Un commento sull'esito di questa seduta. Il commento è che è l'ennesima seduta avvilente di questa consigliatura. Oggi il sindaco scappa insieme a tutta la sua pseudo maggioranza, non ha il coraggio di venire in aula ad affrontare il consiglio comunale, affrontare un dibattito su una mozione di sfiducia che lo riguardava direttamente. Mi chiedo come possa un sindaco che scappa affrontare la sfida del governo di una città. Siamo davvero dispiaciuti e avviliti da rappresentanti delle istituzioni e da cittadini per quello che è successo oggi. Adesso valuteremo se presentare un'altra mozione o se la Presidenza lo condividerà, chiedere la seconda convocazione di questa, ma credo che al di là delle formalità la giornata di oggi certifica la fine politica di questa amministrazione. C'è un problema serio. Quella maggioranza che ha vinto le elezioni un anno e mezzo fa non c'è più, non ci sono più i partiti a sostegno del sindaco, di questa maggioranza e di quel programma, non ci sono più i partiti, non ci sono più i consiglieri comunali, è cambiato tutto. Il fallimento di questa amministrazione è sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo provato a notificare questa condizione e non ci siamo riusciti, perché fuggono, perché scappano, perché si sottraggono al dibattito. Ci proveremo ancora, cercheremo di fare in modo che si possa andare alle elezioni a giugno. Questa città ha bisogno di un governo stabile, ha bisogno di un sindaco vero, ha bisogno di una maggioranza vera, ha bisogno di fare dei passi avanti. In questo modo non è possibile. Un commento sull'esito di questo pomeriggio? Il commento è quello che già pensavo prima di iniziare questa seduta, che la maggioranza non ha la maggioranza, per cui avevano paura di venire a contarsi in aula e nel dubbio non si sono presentati. Quindi di fatto oggi Melucci si è sfiduciato da solo, anche se non c'è stato un voto all'interno dell'aula. Peccato, perché ci ha perso la politica, la democrazia, ci ha perso la città. E dispiace che qualche assessore usa i social in maniera così maldestra, offendendo le opposizioni. Evidentemente il grado culturale di questo assessore non è allo stesso livello dell'incarico ricevuto in questa grande città. Come al solito, secondo me è un'altra occasione persa per la città, ma soprattutto penso per il sindaco, perché oggi poteva chiaramente dimostrare alla città di avere una maggioranza e di dimostrarlo con i numeri. Il fatto di non essersi presentati probabilmente vuol dire che questa maggioranza non è così coesa, magari rischiava qualche colpo di coda e hanno voluto evitare. Per il bene della città, come dicono in molti, lo dico io anche questa volta, speriamo che o siano in grado di governare con dei numeri certi in Consiglio Comunale per poter approvare i provvedimenti importanti, o ne prendano atto una volta per tutte e si torni al voto. In questo modo non si può proseguire, bisogna trovare comunque una soluzione. La mozione di sfiducia non è stata neppure discussa. È assolutamente vergognoso, perché ci sono delle regole democratiche che si dovrebbero in politica rispettare, per rispetto del Consiglio Comunale ma soprattutto dei cittadini, perché tutti i cittadini ci chiedono in questi giorni di mandare a casa questa amministrazione, e lo fanno perché questa amministrazione probabilmente non rappresenta più nessuno. È un'amministrazione che ha vessato i tarantini con le tasse al massimo, che ha mandato a gambe all'aria il piano della raccolta differenziata, tra poco aumenterà nuovamente la Tari. È un'amministrazione che ha pensato solo a distribuire incarichi e prebende. Consigliere Odona, il Movimento 5 Stelle faceva parte della maggioranza del sindaco Rinaldo Melucci. Ora siete passati all'opposizione e avete anche annunciato il voto a favore della mozione di sfiducia, anche se poi la seduta non si è tenuta. Perché è cambiato il rapporto tra 5 Stelle e Rinaldo Melucci? Ma perché è venuto sicuramente a mancare l'elemento della fiducia e della coerenza. Noi non dimentichiamo che abbiamo sottoscritto in sede di campagna elettorale un contratto dei cittadini con il sindaco Melucci e con la coalizione Ecosistema Taranto, fondata su temi e su punti programmatici importanti. Abbiamo sollecitato più volte in questi mesi di consigliatura, quando eravamo in maggioranza, sollecitando i temi ambientali, i temi della tutela sanitaria,
il tema di clima ambiente, ma non abbiamo avuto delle risposte importanti. Non dimentichiamo tanti passaggi politici, deleghe che andavano da una parte e dall'altra, spostamenti di gruppi consigliari, cioè si sono determinate una serie di situazioni che non hanno consentito più il proseguo del rapporto con questa maggioranza. Noi avevamo chiesto e continuiamo a farlo oggi le dimissioni del sindaco Rinaldo Merucci, perché è necessario aprire una seria riflessione, un'analisi importante della situazione politica di oggi, di quello che si è creato oggi. Oggi evidentemente questa maggioranza, a nostro avviso un po' farlocca, preferisce parlare alla città con i 6x3 anziché venire qui a dialogare e a confrontarsi politicamente con l'aula e quindi con la città. Certamente, nella dimostrazione anche questa, il Presidente Bitetti c'è, siamo una maggioranza a tutti gli effetti, lo abbiamo dimostrato anche oggi e quindi siamo pronti per andare avanti e dare risposta alla città. Ma guardi, io penso che questa città abbia bisogno di continuare a lavorare sui progetti, sui cantieri, sui giochi del Mediterraneo. Non possiamo perdere tempo dietro a mozioni di sfiducia che si sono rivelate oggi inefficaci. La città ha bisogno di continuare avanti, noi sosteniamo convintamente il sindaco Melucci, il programma Ecosistema Taranto votato dai tarantini. Ecco, un sindaco viene eletto dai cittadini, non si sfiducia per ordini di partito, ordini di segreteria. Dobbiamo andare avanti per il bene della città, non possiamo più perdere tempo. Ma perché vi siete assentati? Ci siamo assentati perché la prova di forza l'hanno chiesta loro e dovevano garantire loro i numeri, non la maggioranza. Oggi era una mozione di sfiducia presentata dall'opposizione. Erano loro che dovevano assicurare i numeri, non noi. Non è un po' come negarsi al confronto? No, assolutamente no. Ma noi siamo pronti a confrontarci sui temi della città, per il bene della città e per il bene di questo territorio.